Buongiorno a tutti, abbiamo iniziato la settimana scorsa parlando di quelle voci, vi ricordate? Abbiamo parlato delle voci che ogni tanto sentiamo che ci dicono che non valiamo niente, che siamo soli, che Dio non esiste, che stiamo sperando soltanto in illusione, e sono delle voci che sono nate assieme a noi, sono nate insieme, sono una parte dell'uomo queste voci che ascoltiamo, ma non sono voci che sentiamo da noi, sono voci che ci vengono sussurrate da qualcuno. Come sono nate queste voci? Dobbiamo veramente tornare all'inizio della storia, alla creazione. Torniamo per un attimo alla creazione. Dio aveva creato tutto quanto, in 5 giorni aveva creato tutto, e tutte le volte che creava qualche cosa si volgeva indietro e guardava la sua creazione e diceva: è buono, questo è buono. Il sesto giorno dissero tutti quanti: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Nella creazione erano coinvolti Dio, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Tutti quanti hanno creato qualche cosa, e alla fine Dio si volge indietro e guarda la creazione, creato l'uomo e la donna, e dice: ah, un attimo, questo è molto buono, questo è veramente buono, davvero buono. Dio aveva creato l'uomo e aveva detto che era molto buono. In quella fase, nel racconto di Genesi, ci dà un particolare che qualche volta ci passiamo sopra, che più non sembra superfluo e insignificante. Mi dai la prima, Matteo? Questo versetto è Genesi 2,25. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. È una notazione che sembra strana, perché ci dice questo? È chiaro che sono nudi. Chiaro che non hanno vergogna, sono stati appena creati. È la stessa cosa ai giorni nostri, vero? Uguale. Quanti minuti riuscireste a stare nudi o nude davanti a qualcuno, anche lui nudo, senza trovare imbarazzo? Quanti minuti? Quanti secondi? Anche tra marito e moglie, anche tra persone che sono coniugi da una vita, arriva a un certo punto, soprattutto quando la forma non è più precisamente quella di una volta, quando mettiamo su qualche chiletto, qualche ruga, arriva sempre il suggerimento: spegni la luce, caro, o spegni la luce, cara, che è meglio. E la porta da letto è costantemente chiusa, vero, quando ci spogliamo. Addirittura leggevo gli artisti del mondo pornografico, gli attori, diciamo così, dicono, anche se loro sembra che vivono in un mondo dove la nudità è una cosa normale, se tu poi vai a leggere dietro le vite di queste persone, che hanno delle vite complicatissime, perché chiaramente tantissimi suicidi in quel settore, dicono che la cosa più, il limite, la barriera più grande all'inizio è il fatto di stare nudi davanti alla telecamera e davanti a un'altra persona. Poi ci si fa il caso, insomma. Le uniche persone che non hanno timore di stare nudi, chi sono? I bambini. I bambini non hanno vergogna, non nutrono nessuna vergogna, stanno nudi e per loro non è un problema. È così, non vedono la differenza tra noi vestiti e loro nudi, però a un certo punto della loro vita decidono che mamma e papà non sono più graditi in bagno, e a quel punto anche si perde questa innocenza. Perché accade? Come è successo? Chi o cosa ha fatto che queste creature perfette, queste creature che non avessero nessuna vergogna, cominciassero a vergognarsi l'una dell'altra? Lo possiamo leggere nei versetti alla fine del capitolo 2 di Genesi e all'inizio del capitolo 3. Genesi 2,25, poi da 3 dall'1 al 7, dice così: l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non avevano vergogna. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che in mezzo al giardino vi ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no,
non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi. Ecco il momento esatto, ecco il momento dove comincia a fluttuare. Scusate, chi gli ha detto che erano nudi? Nel racconto, chi è che gli dice che sono nudi? Dio. Serpente? Dio. Dio? Nessuno? Nessuno? Nessuno gli racconta, guarda che segno. L'essere nudi non era un problema. Nudi non esisteva nemmeno la parola, perché tanto c'erano loro soltanto e nessun altro che non fosse non nudo. Se noi vediamo l'originale in ebraico, questo è un libro scritto che si suppone sia stato scritto da Mosè, Mosè usa un gioco di parole per descrivere il passaggio dall'innocenza alla vergogna, con un gioco di parole per descrivere. Matteo, mi dai la prossima. Genesi 2:25 3:1. Adamo e sua moglie erano entrambi nudi a Roma e non provavano vergogna. Ora il serpente era il più astuto a Roma di qualsiasi animale selvatico. Mosè gioca su queste parole: a Roma, nudi, astuto. La purezza, l'ingenuità, la nudità senza vergogna a Roma di Adamo ed Eva si confrontano con l'astuzia, la malvagità, le bugie a Roma del serpente. E a questi due esseri puri, ingenui, Satana sussurra la prima bugia e instilla il primo dubbio sulla reale bontà di Dio verso di noi. Nella prossima. Genesi 3, versetto 1. Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Ecco il primo dubbio. Ecco la prima bugia. Come può essere un Dio buono se non vi dà accesso a tutto? Come può essere buono se ti dice di non mangiare quello che ha creato? Però un attimo, Eva risponde: bene, in parte. E dalla prossima notte. Genesi 3, 3. Queste sono le parole di Eva. E del frutto degli alberi del giardino, ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangerete, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Ma ci sarebbe da fermarsi e di chiedere ad Eva: Eva, sei proprio sicuro che è quello che ti ha detto Dio? Sei proprio convinta che Dio ti ha detto questo? Vogliamo controllare un attimo? Questo era quello che aveva detto Dio. Dio, Genesi 2, versetti da 16 a 17. Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai, certamente morirai. Dio aveva detto: non mangiare i frutti. Dio ha detto: non mangiare il frutto. E aggiunge: non lo posso nemmeno toccare. Dio aveva detto ad Adamo e Eva: questo è un altro speciale, ti ci puoi sedere all'ombra, ti ci puoi sedere sotto, ti ci puoi arrampicare sopra, ne puoi annusare i fiori, li puoi prendere e fartici ghirlande, puoi addirittura prendere i frutti, ma non li devi mangiare. Era quello: goditi quest'albero tranne il fatto di mangiare solo quel frutto. Vedi come funziona la tentazione? Dio ha detto: non mangiare il frutto. Eva dice: non mangiare il frutto, non lo toccare nemmeno, anzi stai il più distante possibile, che è meglio per te. Il peccato comincia dal obbedire a qualcosa che Dio non ha detto. Eva sta dicendo che deve obbedire a qualche cosa che Dio non voleva dire, che non ha mai detto, che è fuori dal piano di Dio,
Dio dà un limite buono, non mangiare, e la ci mette non mangiare, non toccare, a stare distante. Qualsiasi volta che Dio ci dà un limite per il nostro bene, quando noi spostiamo indietro in avanti il limite, allora succede il macello. Perché Eva ha spostato indietro il limite, non mangiare, non toccare. Satana gli dice, il serpente gli dice, no, lo puoi mangiare, sposta in avanti il limite rispetto a quello che ha detto Dio. Dio ha detto soltanto non mangiare. Eva dice non toccare, Satana dice tocca e mangia. È questa la tentazione. Tolta la sicurezza di un Dio buono, tolta la sicurezza di un Dio buono, perché tu non puoi essere buono, un Dio che ti dice che non ti ci puoi avvicinare nemmeno a quell'albero, allora crolla tutto quanto, Matteo. Genesi 3, Genesi 3, versetto 7. Allora si aprirono gli occhi e ad entrambi si accorse che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Il primo colloquio che abbiamo parlato la settimana scorsa, chi ci sta guardando adesso in diretta o in registrata, andate a vedere il messaggio precedente per capire il collegamento. Vi ricordate, abbiamo detto che il primo rapporto scritto di quello che si sono detti Adamo ed Eva li abbiamo proprio in questo versetto di Genesi, e il primo colloquio di Adamo con Dio è sconvolgente. Genesi 3 versetto 8 e da 8 a 10. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, tra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E gli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. È sconvolgente perché? Perché è una semplice domanda. Dio gli dice: dove sei? Domanda semplice. Dici: sono qua, ecco. Ma hai fatto tu? Lo sai dove sono, no? Lui risponde con una bugia. Ho avuto paura, e con la vergogna, sono nudo, ho avuto paura. La replica di Dio è esemplare, gli dice, Dio disse, versetto 11 del capitolo 3, la prima parte, e disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Chi te l'ha detto che eri nudo? Ora, mostrare in ebraico è il verbo nagad, che significa mettere davanti, annunciare, spiegare. C'è qualcuno che gli ha spiegato allora che cosa significa essere nudi, perché per loro la nudità era una situazione normale. Chi gli ha detto che erano nudi, visto che non aveva mai visto una persona vestita? Chi gli ha detto? Chi gli ha spiegato? Non il serpente, perché non è che il serpente gli ha detto grazie per aver dato il morso a quel frutto e avermi aiutato a introdurre il peccato nel mondo e a sconvolgere totalmente la creazione e la vostra relazione con Dio. Ah, a proposito, siete entrambi nudi, non gli ha detto così, non gli ha detto il serpente, nessuno l'ha detto se non la propria coscienza. Perché c'erano paura di essere nudi? Perché c'era la vergogna di aver disobbedito a Dio. La vergogna di aver disobbedito a Dio porta come sottoprodotto la vergogna di guardarsi e di vedersi non giusti, di vedersi, di farsi anche un po' ribrezzo a vicenda. Perché? Perché non siamo più puri, perché non siamo più, perché abbiamo disobbedito. Immagina quel momento: Adamo ed Eva si nascondono nel giardino tra le foglie, si fanno il ricamino di foglie. Vergogna, vulnerabilità. Perché siamo nudi? Che cosa significa essere nudi? Non lo so che cosa significa, so che sto provando qualcosa che non so nemmeno io come si chiama quello che provo. Si chiama vergogna, si chiama peccato. Ma Dio dice soltanto: dove sei? Ora, immaginatevi, Dio, volete che non sapesse dove si erano nascosti? Un Dio onnipresente, onnisciente,
sapeva perfettamente sotto quale cespuglio stavano nascosti vergognandosi Adamo e Eva. Ma Dio non dice: ah, attimo, ti ho trovato, esci fuori che adesso ne parliamo, adesso esci fuori se ne hai coraggio che facciamo i conti, eh? Dio dice soltanto: dove sei? Dio dà sempre un invito, non dà una minaccia, non dice esci fuori, dice: Marco, dove sei? Marco, io lo so che tu hai peccato. Dove sei? Io ti voglio incontrare comunque. Dio dà l'invito, un'opportunità, una possibilità di farsi avanti. Anche adesso, ai nostri giorni, Dio continua a dire: dove sei? Dove sei? Dove sei rispetto alla voce del serpente? Di chi ti vuole far credere che non vali niente, che sei inutile, che stai credendo in un'illusione, che Dio non esiste, che anche se esiste, quel Dio non è il tuo favore, perché un Dio che ti chieda le cose buone della vita, ah, quello non può essere Dio, e che anzi ti ha dimenticato, ti dà delle regole per farti soffrire. Fai invece quello che ti dico io, ti racconta il serpente, e vedrai come sarai felice. Dove sei? Quale voce stai seguendo? Quella del padre o quella del serpente? E della prossima volta, il profeta Michea, molti secoli dopo dirà questo, Michea 7, versetto 18: quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serva la sua ira per sempre, perché si compiace nell'usare misericordia. La parola che è tradotta con misericordia nella lingua ebraica è hesed, che significa essere gentile, e viene da un verbo hasad, che significa inclinare la testa in segno di approvazione e di accettazione. Fare: ti accetto, anche se sbagliamo, anche quando sbagliamo, anche quando sbagliamo pesantemente, ascoltando la voce del serpente, Dio è lì, pronto a essere gentile con te, ad inclinare la testa per farci capire che Lui ci accetta anche come sei, se tu ritorni a Lui. Anche se tu esci fuori, ti accetta se tu esci fuori dal tuo nascondiglio e rispondi alla parola: dove sei? Il Salmo 108 dice così, 108, versetti 8 e 9: il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serve la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Noi di colpe ne abbiamo tante, soprattutto una di quella di essere, di aver abbandonato il Signore e di essere stati disobbedenti. Ma il salmista e anche Michea dice: attenzione, la punizione non è per sempre. Sì, ci sarà una punizione, ma non sarà per sempre. La punizione non sarà per sempre. Dio ha già previsto in Genesi la soluzione finale a quel problema, Matteo Rossi. Sin dall'inizio dei tempi l'ha stabilita. Genesi 3,15: io porrò in inimicizia, sta parlando al serpente, a Satana, io porrò in inimicizia fra te e la donna, e la sua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le finirai il cancano. Sta parlando della progenie, di una progenie specifica. Sta parlando di Gesù. Satana verrà schiacciato e tu non farai altro che ferire il calcagno. Il calcagno si sa che è una parte molto dura, per cui un serpente non può mordere il calcagno. È quello l'immagine che sta dando. Tu proverai Satana a mordere Gesù, ma non gli scalfirai nemmeno un pezzettino di pelle. Provvede la soluzione finale anche alla situazione attuale, anche dinanzi a due creature nude
fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e liste. Ora, capitemi bene, non è che Dio è andato con i pelle, ha detto, dice, guardate, mi servono due pelli per fare delle... No, non c'erano di pelle all'epoca, non c'erano posti di pelle, non c'erano le prime di pelle. Dio, per fare gli abiti di Adamo ed Eva, ha fatto morire delle vite che lui stesso aveva creato, degli animali, per coprire le sue creature predilette. Dio è costretto a fare il primo sacrificio, perché questo è il primo sacrificio che stanno effettuando, perché fino a quel punto la creazione era perfetta, si nasceva ma non si moriva. Dio è stato costretto a fare il primo sacrificio di sangue per coprire due persone che erano diventate nude perché avevano disobbedito. Vi suona familiare? Dio è costretto a fare il primo sacrificio, uccidere parte della sua creazione per coprire colui e colei che avrebbero dovuto essere i custodi. Dio lo farà ancora, mandare a morte qualcuno per coprire l'uomo e la donna. E stavolta la morte sarà di croce. Vi dà la prossima volta. Romani 3 e Romani 5, versetto 15, la seconda parte. Perché? Se la trasgressione di uno solo, se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. La grazia di Cristo è stata riversata, ci ha coperto definitivamente e ha coperto i molti. Dove sei? Come posso vivere sapendo di essere esposto alla voce di colui che mi odia? Perché quella voce c'è nel mondo. Satana continua a parlare, Satana continua a sussurrare ai tuoi orecchi. Ti odia, ti vuole far sentire nudo, ti vuole far sentire nuda, esposta. Nella prossima volta. Galati 3, versetti 26 e 27. Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Vi siete rivestiti. E dalla prossima volta. Qualcuno ha scritto: dove sei? Dove sei? Ogni due tu passi, Signore. Ogni due tuoi passi seguirmi lungo le strade, mentre solo vagavo fra la gente, eri là, qualche passo indietro. Dove sei? Ogni due tuoi passi, Signore, ho avuto paura. Ho avuto paura di seguirti, di scegliere te, piuttosto che ancora vagare trascinato da quella informe e silenziosa folla. Eppure tu c'eri in mezzo a loro. Dove sei? Ho udito i tuoi passi, Signore, e ho avuto paura, perché sono nudo. Mi sono fermato guardando me stesso ed ero nudo. Ero nudo di fronte a tutto quello che vorrei essere stato e che non sarò mai. E anche tu mi vedevi. Dove sei? Ho udito i tuoi passi, Signore, e ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Ho cercato un rifugio tra la folla per non farmi trovare da te, ma in qualsiasi luogo io fuggissi, tu c'eri. Fino a quando, stanco di fuggire, mi sono fermato a cercarti. E solo allora ho scoperto che tu mi volevi comunque, anche nudo ed inerme. Dove sei? Eccomi, Signore. Dall'ultima volta. Dove sei? Dove siamo? Non nasconderti, non ascoltare altre voci. Fermati e aspetta il tuo Signore. Non sei più nudo, non sei più nuda. Rivestiti di Cristo. Amen.
Fermiamoci a pregare. Signore, grazie che tu non contendi le terre. Grazie che tu sei pronto a piegare il tuo capo se io ritorno a te e se io esco fuori dal mio cespuglio quando tu mi chiami e mi chiedi, mi dici dove sei. Se tu che hai ascoltato oggi sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, prega che queste cose siano te. Signore, io non voglio nascondermi, io non voglio nascondermi, ma voglio essere presente, voglio dirti eccomi Signore quando tu mi dici dove sei. Non voglio vergognarmi perché sono nudo, non voglio vergognarmi perché sono nuda, perché non voglio ascoltare le voci del serpente, le voci di Satana che vogliono buttarmi giù, che vogliono dirmi che non valgo niente, che tu non esisti, che sono un'illusione e che i tuoi limiti sono ingiusti e che si può fare quello che tu mi dici, che Satana mi dice. Io voglio fermarmi ad aspettarti, Signore. Signore Dio, voglio fermarmi ad aspettare ai piedi di quella croce perché tu mi dai la salvezza con quella croce. E so che non sono più nudo, non sono più nuda, se sono rivestito di te. Signore, tu in Cristo. Per questo ti prego, se Spirito Santo, di aiutarmi ogni giorno a rivestirmi della completa armatura di Cristo affinché io possa resistere a Satana. Tutte queste cose che prendo nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.